Stasera abbiamo come graditissimo ospite il professor Tito Boeri, ordinario alla Bocconi di Milano, nonché giornalista di Repubblica e uno dei massimi esperti d'economia, insomma, no? Un buon esperto di economia del panorama nazionale e non solo, visto, insomma, il curriculum. E niente, nonché anche fondatore e coordinatore del sito lavoce.info, che insomma sta comunque diventando uno dei punti di riferimento liberi e indipendenti, insomma, del panorama informativo economico. E lo incontriamo all'indomani, insomma, di questa firma sulla riforma, insomma, contrattuale, che ha visto, insomma, il sindacato non compatto, e quindi magari gli chiederemo anche, insomma, un po' un commento anche su questo, e lo incontriamo soprattutto nel pieno, insomma, di questa crisi, questa recessione che partita, diciamo, dall'America, sta, insomma, piano piano e partita dal piano finanziario, sta ormai coinvolgendo anche l'economia reale. Anche la provincia di Reggio è profondamente colpita dalla crisi, ci sono più di 8.000 cassi integrati, i lavoratori in somministrazione nel giro di 6 mesi sono praticamente dimezzati, e quindi hanno pagato come previsto la crisi per primi, e niente, quindi, insomma, con queste. Si sente probabilmente, mi chiedo, insomma, come prima suggestione, appunto, se di fronte alla crisi, insomma, in un qualche modo, se la crisi non possa essere la buona, grande occasione per mettere mano in modo, diciamo, condiviso, in un qualche modo, a una vera riforma del mercato del lavoro. Il libro l'ho trovato assolutamente interessante, molto chiaro. Questo, secondo me, è una delle caratteristiche, insomma, più importanti, fruibili a tutti, insomma. E quindi, insomma, lascio la parola al professore, che ci illustrerà un po' la proposta, che è abbastanza rivoluzionaria. Grazie, sì, in effetti è un libro di proposte più che di denuncia. In Italia si fanno tantissimi libri di denuncia e poche volte poi si arriva nelle ultime magari 3-4 pagine a fare qualche propostina, così poi se ne fanno tante, perché spesso se ne elencano un numero molto elevato senza approfondirne alcuna. Io credo invece che talvolta serva invece andare a fondo su delle proposte, discuterne proprio tutti gli aspetti, perché ogni proposta ha dei pro e dei contro, ogni proposta poi ha dei dettagli che sono spesso fondamentali. C'è un'espressione anglosassone: il diavolo sta nei dettagli. È molto vero. Se uno fa delle proposte così molto astratte, possono sembrare giuste, poi quando le deve studiare e metterle in pratica saltano fuori moltissime obiezioni e problemi. Quindi questo libro è un libro in cui noi partiamo praticamente dall'inizio, dopo aver fatto una ricognizione su quello che è successo al mercato del lavoro italiano negli ultimi 10 anni, a sviluppare una serie di proposte. Le proposte sono fondamentalmente su 3 assi, e sono, se volete, anche possiamo dire 3 proposte centrali. La prima riguarda il problema dei lavoratori temporanei, del precariato, di come evitare che ci sia questo dualismo nel nostro mercato del lavoro, questo mercato del lavoro parallelo in cui molti finiscono e che poi, di fronte a recessioni come quella attuale, finisce per in qualche modo portare immediatamente ad una condizione di disoccupazione moltissime persone che non hanno alcuna tutela. Quindi noi pensiamo che sia importante, ecco, lasciatemi dire per inciso, noi questo libro l'abbiamo scritto sulla base di una riflessione, di lavori che abbiamo fatto insieme io e Garibaldi da anni. Quando abbiamo iniziato a lavorare su questi temi non c'era la recessione, né si poteva intuire che saremmo finiti in una situazione come quella attuale. Abbiamo finito di scriverlo a settembre, a inizio di settembre, quindi ancora prima del fallimento della
della Lehman Brothers, che poi ha avviato l'intensificazione della crisi, il contagio generalizzato. Quindi noi l'abbiamo scritto non pensando alla crisi, però certamente le proposte che noi sviluppiamo sono delle proposte che sono ancora, a mio giudizio, più urgenti e più importanti durante la crisi, e la crisi, come veniva ricordato prima, ci dà anche l'opportunità di metterle in pratica, perché le crisi sono anche delle condizioni proprio di politica straordinaria. Abbiamo degli esempi importanti in Italia in cui si riescono a fare delle cose che in situazioni normali non si riescono a fare, quindi speriamo che qualcuna di queste cose venga fatta. Quindi le proposte sono su tre piani: primo, dicevo, quello del precariato, di come si può evitare che questo maggiore entrata di giovani, perché è successo questo negli ultimi 10 anni, questa riduzione della disoccupazione in Italia debba significare per forza un canale parallelo, un mercato del lavoro di serie B. Il secondo asse su cui noi facciamo delle proposte riguarda invece i salari. Questa è una cosa, tra l'altro, che si discute poco, perché in Italia c'è stata moltissima discussione su, appunto, i contratti, l'articolo 18, i regimi di protezione dell'impiego, i costi dei licenziamenti. È anni che se ne parla, ma stranamente dei salari non se ne parla. Le due cose sono strettamente collegate tra di loro, perché è chiaramente la condizione di lavoro di lavoratore precario, è una condizione che non è soltanto legata al fatto che si ha un'instabilità nell'impiego, ma è anche legata chiaramente ai livelli retributivi che uno ottiene. Mi è capitato di partecipare ad un incontro tempo fa in cui c'era l'amministratore delegato di una grande impresa italiana che diceva: io sono il più precario di tutti in azienda, perché io non ho un contratto che non mi tutela minimamente. Peccato che questo signore, voglio dire, non so se non voglio entrare nei me, però in un anno guadagni quanto un lavoratore precario guadagna durante l'intero arco della sua vita lavorativa, per cui anche se il suo contratto dura un anno, ecco, diciamo che si è comunque costruito un reddito pari ad un'intera carriera lavorativa. Quindi, ecco, definire il precario soltanto in base all'instabilità dell'impiego mi sembra riduttivo. Bisogna tenere conto anche dei livelli salariali, e di questo se ne parla molto poco in Italia, perché si è sempre pensato che fosse una materia esclusivamente di competenza del sindacato, ma il sindacato in realtà molto spesso lascia fuori dal suo raggio d'azione moltissimi lavoratori, soprattutto questi lavoratori, e quindi invece è un problema di politiche pubbliche. Noi proponiamo di introdurre un salario minimo orario in Italia, e proponiamo anche di riformare la contrattazione in modo tale da permettere a questa contrattazione davvero di avere effetti su una platea più vasta di quella che viene oggi coperta dalla contrattazione collettiva. Terzo asse di proposte invece è quello che forse è più attuale alla luce della crisi, quello degli ammortizzatori sociali, cioè di fare qualcosa per chi il lavoro non ce l'ha. Siccome purtroppo il numero di chi il lavoro non ce l'ha sta aumentando pericolosamente, questa riforma è diventata ancora più impellente, quindi ritengo che debba essere proprio la cosa prioritaria. Ieri si è aperto un tavolo, veniva ricordato prima, e io pensavo il primo atto di questo tavolo sarà quello di dire: adesso mettiamo mano agli ammortizzatori sociali, facciamo una riforma organica degli ammortizzatori sociali, perché stiamo entrando in una crisi, i dati di cassa integrazione sono eloquenti, insomma i dati anche in generale dell'andamento dell'economia sono gravi. Dobbiamo per prima cosa porci l'obiettivo di tutelare queste persone. Purtroppo invece mi sembra che la cosa che è stata certificata ancora ieri è che il governo non ha intenzione di esercitare la legge delega per la riforma degli ammortizzatori sociali. Voi sapete, la legge delega era un atto del Parlamento che in qualche modo delegava al governo il fatto di, senza dover ritornare in Parlamento, attuare una riforma, un riordino degli ammortizzatori sociali. Non lo farà. E non lo farà, e né sembra intenzionato a trovare delle risorse per finanziare questa operazione, che chiaramente non sarebbe a costo zero per le casse dello Stato. Ho letto, appunto, avete letto anche voi questi interventi del ministro Tremonti anche nel fine settimana, in cui parlava di 8 miliardi che dovevano saltare fuori per la riforma degli ammortizzatori sociali. Poi quando si va a vedere dove sono un po' proprio nella storia di questi annunci che si susseguono da mesi ormai. Prima, vi ricordate, c'è stato un momento in cui si parlava di 110 miliardi, poi sono scesi 80, poi 60, poi 50, poi sono scesi a 6 miliardi per il decreto anticrisi, poi sono andati a
guardare all'interno di questi erano di meno. In realtà quel decreto anticrisi ha un saldo positivo per le casse dello Stato, quindi addirittura diciamo che i trasferimenti netti alle famiglie sono negativi, e questi 8 miliardi in realtà sono i soldi del Fondo Sociale Europeo che già sono stati stanziati, dati alle regioni italiane, che coprono il periodo dal 2007 al 2013, quindi devono essere spesi in questo arco di tempo. Sono soldi di fatto che adesso sono in mano alle regioni, in parte sono già stati impegnati, quindi effettivamente alla fine della fiera, anche se il governo riuscisse a convincere le regioni a devolvere queste risorse e l'Europa accettasse questo, cosa che non è evidente perché l'Europa permette di usare questi fondi solo nell'ambito di corsi di formazione. Qui in alcuni casi noi abbiamo il problema di innanzitutto dare un reddito ai disoccupati, prima ancora che una formazione. D'altro non è ovvio, non è affatto ovvio durante una recessione in che cosa uno debba essere formato, perché un conto è una crisi industriale. Allora io lì ho dei lavoratori che vengono da un'industria, ho bisogno di spostarli da un'altra industria che invece è in espansione, ma durante la recessione per definizione sono un po' tutti i settori a soffrire, quindi non è evidente che se io prendo una persona che viene da un'industria e la formo con delle competenze di un'altra industria, questa persona troverà facilmente un lavoro. Quindi diciamo che questa condizione che pone l'Europa è una condizione che può essere in qualche modo difficile da soddisfare. Quindi non è affatto detto che queste saranno sicuramente molto di meno di quegli 8 miliardi di cui si parlava. Quindi la riforma degli ammortizzatori sociali è forse quella più importante. Non so come vogliamo procedere, ma magari vi dico proprio flash i contenuti delle varie proposte e due cose anche sulla crisi, e poi voi così mi fate domande, così andiamo più a fondo, perché se mi metto a entrare nel dettaglio di ciascuna proposta vi annoio terribilmente. La crisi, è bene pensare alla crisi in termini guardandola in faccia e capendo quali sono le implicazioni della crisi, perché spesso se ne parla come se di una cosa molto astratta e certo chi perde il posto di lavoro sa bene, ma anche chi non perde il posto di lavoro è bene che sappia quali sono le implicazioni della crisi, come si può quantificare una crisi come quella che ci sta di fronte. Dunque, il prodotto interno lordo nel 2008 dovrebbe essere sceso dello 0,6% rispetto al 2007, se non 0,7%, purtroppo i dati arrivano con ritardo, noi abbiamo ancora i dati di settembre del 2008, abbiamo dei dati più recenti per la sola produzione industriale, che è solo una parte dell'economia, una parte minoritaria dell'economia. Però significativa e importante. Forse l'industria è quella che ha sofferto di più perché è quella più esposta alla concorrenza internazionale, ed essendo una crisi internazionale sono le imprese manifatturiere quelle che soffrono di più e subito. Bene, per l'industria è stata una debacle, è andata malissimo negli ultimi mesi dell'anno. Noi abbiamo avuto che l'industria ha perso, diciamo, in tre trimestri quanto aveva perso nell'intera recessione del 92-93, che era durata circa 8 trimestri. Insomma, quindi praticamente sta andando, insomma, la diminuzione, la crisi è stata molto più intensa sin qui di quella del 92-93. E può darsi che i servizi vadano meglio e che quindi riducano un po' il peso sul prodotto interno lordo, i servizi sono meno soggetti alla concorrenza internazionale, però i servizi in Italia sono sempre stati, non hanno funzionato molto bene dal punto di vista della produttività, della capacità di creare posti di lavoro, perché non abbiamo fatto abbastanza liberalizzazione nei servizi, quindi abbiamo dei servizi che sono ancora su scala limitata rispetto ad altri paesi. Comunque qualcosa sicuramente non andrà così male come nell'industria, però temo non molto meglio. Quindi diciamo che quello che noi possiamo pensare è che nel 2008, quando faremo i conti di consuntivo, ci troveremo che rispetto al 2007 il prodotto interno lordo, quindi il reddito aggregato della nostra economia, è diminuito dello 0,6-0,7%. Nel 2009 si pensa che diminuirà del 2%, queste sono le previsioni più accreditate, c'è anche chi è più pessimista. Se dovesse avvenire questo,
questo, siccome si parla in questi giorni e continuano a esserci tentativi di minimizzare la crisi, bene, che cosa significherebbe per il reddito medio degli italiani? Beh, basta fare due calcoli, viene fuori, se guardiamo, la cosa interessante non è il reddito aggregato, ma a noi interessa il reddito pro capite, cioè diviso per la popolazione, perché è un indicatore del benessere. Bene, noi torneremo più o meno ai livelli del 2000, dell'anno 2000, quindi faremo una retrocessione di 9 anni, insomma, più o meno, torneremo indietro ai livelli del 2000 come reddito e come condizione pro capite degli italiani, perché quello che è successo è che dal 2000 in poi anche la popolazione italiana è aumentata, quindi bisogna tenere conto di questo aspetto, quindi che torna indietro. Possiamo recuperare in fretta, perché la legge della capitalizzazione composta è che praticamente se uno cresce e poi continua a crescere ad un tasso di un certo tipo, ogni volta questo tasso si applica ad una base più grande, quindi alla fine cresce di molto. È la stessa ragione per cui se noi un anno cresciamo del 2% e l'anno dopo la produzione cala del 2%, non ritorniamo al punto di partenza, diventiamo più poveri perché si applica su una base più grande. Quindi lo stesso ragionamento però applicato in un sentiero di crescita vuol dire che noi possiamo crescere velocemente. Purtroppo la nostra economia in tutti questi anni è cresciuta a dei tassi molto bassi, quindi o noi cambiamo davvero le condizioni strutturali della nostra economia o altrimenti rischiamo di impiegarci molto tempo, più o meno 10 anni, per recuperare quello che noi perderemo in questa recessione. Ecco, quindi bisogna a maggior ragione usare la recessione per fare queste riforme strutturali, e le riforme che noi proponiamo in questo libro sono appunto delle riforme che servono per la recessione, per combattere, contrastare la recessione, ma servono soprattutto per il dopo recessione, per riuscire a ripartire in fretta e crescere meglio. Bene, le proposte allora, velocemente, sulla questione dei contratti, noi proponiamo di istituire un contratto unico di lavoro in cui fare in qualche modo convogliare tutte le diverse tipologie contrattuali che oggi esistono in Italia. Noi non vogliamo proibire, non vogliamo vietare o togliere dalla normativa i diversi contratti che oggi esistono, vogliamo soltanto però disincentivare un abuso di alcune di queste figure contrattuali e creare le condizioni per cui i datori di lavoro assumano a partire dai contratti a tempo indeterminato. Quindi l'idea è quella di avere un contratto a tempo indeterminato che però permetta al datore di lavoro nella fase iniziale poter in qualche modo valutare le qualità del lavoratore e formarlo in questo periodo, vedere se è adatto alle mansioni. Nel caso in cui effettivamente si riscontrasse che le cose non vanno bene, c'è la possibilità chiaramente di avere un licenziamento con dei costi, però non come adesso dove durante il periodo probatorio non si paga nulla, come succede adesso col fatto che vengono usati i contratti temporanei come periodo di prova esteso, se volete, al termine della scadenza del contratto temporaneo il datore di lavoro può semplicemente dire addio al dipendente e non deve pagare un euro per questo. Quindi la nostra idea è quella di creare delle tutele progressive, più si rimane in azienda più si è tutelati economicamente contro il rischio di licenziamento, per esempio 15 giorni di indennità ogni 3 mesi di anzianità aziendale, che significa che in 3 anni uno accumula il diritto a ricevere 6 mensilità nel caso in cui il contratto non venga rinnovato. Dopo questi 3 anni si passi proprio a tutti gli effetti alla normativa attuale, quindi che contempla tutte le tutele attuali, compresa la reintegra del lavoratore licenziato senza giusta causa nelle imprese con più di 15 dipendenti, perché a quel punto noi riteniamo che il fatto di avere delle tutele anche così forti non sia più un deterrente per il datore di lavoro ad assumere il lavoratore fin dall'inizio. Voi sapete, quelle tutele così forti che noi avevamo nel nostro ordinamento avevano per anni scoraggiato molti datori di lavoro dalle assunzioni, perché non volevano prendersi il rischio di assumere dei lavoratori che poi magari non andavano bene, non volevano assumersi il rischio anche a fronte di rischi aziendali che sono. A quel punto, difatti, la crescita dell'occupazione in Italia è avvenuta quando sono state introdotte tutte queste nuove figure contrattuali atipiche che danno molta più flessibilità al datore di lavoro. Però il problema è che abbiamo creato due universi diversi e abbiamo reso queste figure instabili ancora più instabili, perché quello che succede è che
normalmente un lavoratore che viene assunto in un'azienda viene sottoposto ad una formazione, uno deve imparare il mestiere, c'è un capitale umano che si acquisisce sul posto di lavoro, molto capitale umano noi lo impariamo nell'istruzione formale, nella scuola, ma moltissimo anche sul posto di lavoro. Bene, una volta che noi abbiamo acquisito quel capitale umano sul posto di lavoro, che è specifico a quelle mansioni, e siamo, qui diventiamo più produttivi nel fare quel lavoro, per il datore di lavoro diventa molto costoso licenziarci, privarsi del nostro contributo, perché se dovesse licenziarci e assumere un altro lavoratore, dovrebbe formare anche questo altro lavoratore, quel costo, diciamo, della formazione diventa un forte deterrente al licenziamento. Quindi la protezione più seria che noi possiamo avere contro il rischio di licenziamento è nel nostro capitale umano, in quello che noi impariamo in azienda. Con il dualismo del nostro mercato del lavoro, questi contratti atipici che si sono così sviluppati in questi anni, quello che succede è che tipicamente questi lavoratori non vengono minimamente formati in azienda, perché il datore di lavoro sa già che quelli sono un cuscinetto di aggiustamento, che dovranno andarsene, quindi non ha alcun incentivo a dare loro formazione, e quindi diventa una profezia che si autoavvera l'instabilità dell'impiego, perché non vengono formati. Invece con questo percorso è un contratto che fin dall'inizio è a tempo indeterminato, ecco, quindi anche psicologicamente, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, c'è un impegno di lungo periodo, non c'è una scadenza come i prodotti che compriamo e troviamo sugli scaffali dei supermercati, che chiaramente mettono le persone in una condizione in cui non investono su quel posto di lavoro, né loro né il proprio datore di lavoro. Quindi questa è la proposta che noi facciamo per risolvere il dualismo del nostro mercato del lavoro. Noi pensiamo che sia una proposta che è attuabile fin da subito, che è a costo zero per le casse dello Stato e che permetterebbe rapidamente di riportare il 90% delle assunzioni in questa tipologia contrattuale. Ce ne sarà sempre una piccola parte di assunzioni che sarà invece a tempo determinato, ma questi devono essere dei lavori effettivamente a tempo determinato. Ce ne sono, ci sono dei lavori stagionali, ma sono davvero una minoranza. Oggi invece questi contratti vengono abusati. Allora noi vogliamo porre dei paletti, per esempio dire chi assume con dei contratti a tempo determinato può assumere con la durata massima di questi contratti a 2 anni, perché non si può dire che un contratto che dura più di 2 anni è un contratto temporaneo, perché francamente non si può definire tale. Secondo, chi assume con quelle modalità deve pagare dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione più alti, perché molto probabilmente quel contratto finirà creando una situazione di disoccupazione, quindi finiranno a carico, insomma, dei cittadini, dovranno ricevere dei sussidi, questi sussidi li deve pagare il datore di lavoro che usa questa tipologia contrattuale. Questo dovrebbe scoraggiare l'abuso di quello strumento. Queste sono le proposte per i contratti. Passiamo rapidamente alle proposte sugli ammortizzatori, per chiudere sulle proposte sui salari, perché sono quelle che ci portano all'accordo quadro che è stato firmato ieri. Gli ammortizzatori sociali, qui appunto è un altro caso in cui abbiamo questi regimi diversi, queste disparità stridenti tra disoccupati diversi. Abbiamo un trattamento che interessa i lavoratori delle grandi imprese industriali o delle grandissime imprese dei servizi, che hanno in qualche modo degli ammortizzatori sociali abbastanza forti, che in genere contemplano il circuito cassa integrazione, ordinaria, straordinaria, liste di mobilità, e molto spesso sfociano in mobilità lunga, quindi di fatto come dei pensionati. Vengono chiamati appunto schemi ponte verso la pensione, quindi in genere c'è un intervento molto forte, questi lavoratori vengono di fatti accompagnati fuori dal mercato del lavoro senza avere delle grosse perdite di reddito. Poi ci sono i lavoratori delle piccole imprese, anche quelli che hanno dei contratti a tempo indeterminato, che hanno i sussidi ordinari di disoccupazione. Questi sussidi ordinari di disoccupazione hanno una durata che va dai 6 agli 8 mesi, hanno un massimale che è di 800 euro e in genere hanno quello che viene chiamato comunemente tasso di rimpiazzo, cioè proporzione del salario precedente che viene dato al lavoratore, che è più basso nettamente della cassa integrazione guadagni e delle liste di mobilità, di circa il 20%, quindi sono assai poco generosi. E poi abbiamo chiaramente i lavoratori temporanei che non hanno l'anzianità per accedere ai sussidi ordinari molto spesso o acquisiscono soltanto requisiti ridotti, e addirittura abbiamo i lavoratori del parasubordinato che non hanno assolutamente alcun tipo di protezione contro il rischio di disoccupazione.
Questo stato di cose è assolutamente iniquo e non ha ragion d'essere. Vengono protetti di più i lavoratori che hanno meno rischio di perdere il posto di lavoro nel regime attuale. In secondo luogo ci sono dei lavoratori che vengono lasciati completamente al di fuori di qualsiasi protezione. Siamo il paese europeo in cui la proporzione di disoccupati che riceve aiuto dallo Stato è più bassa, 1 su 5 contro circa 4 su 5 protetti negli altri paesi dell'Unione Europea, addirittura i paesi del nord Europa sono 9 su 10 i disoccupati che ricevono un trasferimento dallo Stato. Quindi qui bisogna riordinare il tutto, bisogna dare tutele a tutti, chiaramente in qualche modo spalmare anche le tutele esistenti e prevedere un sistema che sia di tipo assicurativo, quindi con dei contributi. A regime questo sistema funzionerà finanziato, si autofinanzia con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nell'immediato, siccome stiamo entrando in questa crisi e ci sono molti lavoratori che stanno perdendo, noi stimiamo che adesso inizio gennaio, i dati non li abbiamo ancora per vedere se quanto è avvenuto, ma noi avevamo calcolato che circa 305.000 lavoratori in Italia avevano il contratto scaduto dal 1 di gennaio del 2009. Vedremo quanti di questi è stato rinnovato, speriamo il più possibile, però questi lavoratori non hanno sin qui versato i contributi, non sono stati versati i contributi per loro contro la disoccupazione, però bisogna dare a loro una protezione, quindi bisogna iniziare inizialmente, inizialmente non potremo che iniziare con i fondi della fiscalità generale, poi quando questo sistema entrerà a regime invece verrà finanziato dai contributi di lavoratori e datori di lavoro. Poi bisogna anche fare un intervento sulla povertà estrema e quelli che finiscono in disoccupazione di lunga durata. In tutti i paesi europei, tranne l'Italia e la Grecia, esistono dei sistemi di assistenza sociale di base, vengono chiamati dei redditi minimi garantiti, sono degli strumenti che evitano alle persone di cadere in condizioni di povertà e vengono strutturati più o meno in questo modo. Si stabilisce che c'è una soglia di povertà, un livello di reddito minimo che va garantito insomma a tutti i cittadini di quel paese, a tutte le persone che vivono in quel paese. Se uno ha un reddito che è al di sotto di quella soglia, interviene lo Stato e ti dà la differenza che ti porta appena al di sopra di questa soglia. Poi chiaramente c'è controlli, pressione perché uno cerchi l'impiego, se è in condizione di poter lavorare, tante cose che si accompagnano a queste politiche, ma sono le misure di fatto di contrasto della povertà. Ecco, queste misure, gli ammortizzatori sociali nella fase iniziale, il reddito minimo garantito, non sono a costo zero per le casse dello Stato. Gli ammortizzatori sociali per i precari noi stimiamo che quest'anno costerebbero, di fronte alla gravità della crisi, potrebbero costare 4 miliardi per i precari. Per gli altri lavoratori probabilmente giocando col fatto che ci sono stati già dei contributi, i costi sarebbero relativamente limitati e col fatto che in parte delle politiche attive vengano utilizzate per altri versanti, anche qui l'onere aggiuntivo non dovrebbe essere molto elevato, quindi probabilmente con altri 2 miliardi riusciremo a coprire anche gli altri lavoratori, non è una cifra da poco, si parla di circa 6 miliardi. Per fare la riforma del reddito minimo garantito i costi sono anche qui, non sono pochi, però si può iniziare con un primo intervento che potrebbe costare circa 4 miliardi, un intervento più significativo arriverebbe a costare fino a circa 5-6 miliardi, quindi non sono cifre negligibili assolutamente, sono cifre anche importanti, ma se pensiamo a quanti soldi sono stati utilizzati altrimenti nel nostro paese, anche recentemente, ai soldi che sono stati utilizzati nell'operazione ICI, ai soldi che sono stati dispersi e dilapidati con la vicenda all'Italia, ecco, ci rendiamo conto del fatto che insomma, le priorità oppure con l'operazione di fiscalizzazione degli straordinari, operazione del tutto anacronistica, era chiaramente anacronistica nel momento in cui noi entravamo in una crisi, dare appunto detassare gli straordinari, incitando in qualche modo, incoraggiando le imprese a far lavorare di più a lungo i lavoratori che c'erano già, anziché ridurre, insomma, assumere altri lavoratori, ridurre e migliorare le condizioni dell'occupazione. Quindi effettivamente sono delle operazioni che si potrebbero comunque cominciare, pur considerando i vincoli di bilancio che il nostro paese ha di fronte, sapendo che comunque oggi ci viene chiesto e tutti sanno che siamo in una recessione molto grave, per cui i vincoli di bilancio
bilancio va utilizzato in modo più flessibile, i vincoli europei sono diversi che nel passato e quindi ci sono un po' di margini, non sono margini immensi, ma per poi, allora invece di spendere, inventarsi delle cose in qualche modo esoteriche o delle cose strane con dei titoli particolarmente così che possono essere in qualche modo attraenti, quindi ci sono le varie cose che vengono coniate, i nuovi strumenti da Robin Hood alla social card, che poi se andiamo a vedere che cosa di fatto danno, ci rendiamo conto che escludono le platee di chi ha davvero bisogno, ecco, sarebbe più opportuno fare un intervento organico di riforma degli ammortizzatori sociali e istituire questo reddito minimo garantito. Arrivo alla questione della contrattazione. Cambiare le regole di contrattazione è importante perché permette in qualche modo anche qui di migliorare il funzionamento del nostro mercato del lavoro, permette di poter aumentare i salari, perché se i salari possono aumentare in modo in qualche modo duraturo e sostenibile, si aumenta anche la produttività. Noi oggi abbiamo un sistema di determinazione del salario che non incentiva minimamente gli incrementi di produttività, perché non spinge i lavoratori a essere più produttivi, perché non incoraggia i lavoratori ad andare nelle aziende che sono più produttive, perché sono pagati lo stesso sia che siano nelle imprese più produttive sia in quelle di meno, che esclude molti lavoratori perché la disoccupazione al sud è così alta, perché c'è questo regime di contrattazione centralizzato che tende in qualche modo a imporre dei salari che sono relativamente più alti. Notate bene, se noi teniamo conto del potere d'acquisto, noi abbiamo delle regioni del sud in cui il salario medio è più alto che nel nord, nonostante che nel nord ci sia meno disoccupazione e ci siano livelli di produttività più elevati. E poi questo sistema di contrattazione, si è visto, non funziona, perché ci sono milioni di lavoratori che hanno un contratto scaduto, quindi interviene sempre in ritardo, non è in grado di stare al passo coi tempi. Quindi questa riforma della contrattazione andava fatta da tempo, era già stata richiesta dalla Commissione Giugni nel 97, si è perso davvero un tempo lunghissimo per farla. Adesso c'era questo tavolo che avrebbe dovuto portare dei risultati concreti. Devo dire che purtroppo l'esito di ieri è un esito molto deludente, primo perché è difficile chiamare accordo ciò che esclude l'organizzazione sindacale più importante, cioè francamente è come se non so, si andasse ad un accordo a livello europeo tenendo fuori la Germania, ecco, non so francamente quanto noi potremmo pensare che sia un accordo davvero importante, vincolante. Secondo perché i contenuti dell'accordo stesso sono abbastanza deludenti. Il problema serio in Italia oggi è quello di avere un rapporto più stretto tra salari e produttività, per le ragioni che vi dicevo prima. Cosa fa questo protocollo d'intesa, queste linee guida? In questo senso molto poco. Quello che dice è: dobbiamo fare contrattazioni di secondo livello, ma quante volte l'abbiamo detto in questi anni, e c'era già nell'accordo del 93, si poteva già fare allora. La ragione per cui non si fa contrattazione di secondo livello oggi in Italia è che i datori di lavoro non hanno nessun incentivo a farla, perché è soltanto aggiuntiva rispetto ai salari che vengono concessi dalla contrattazione nazionale. E spesso il sindacato non ha la forza di imporre la contrattazione di secondo livello. Ci sono tantissime piccole imprese in Italia dove non c'è il sindacato, dove non è presente il sindacato. Allora l'operazione che andava fatta era quella di dire: c'è il contratto nazionale copre dall'inflazione, poi gli incrementi salariali, quelli legati ai guadagni di produttività, vengono fatti tenendo conto delle condizioni delle singole aziende. Cosa significa? Che dove c'è il sindacato nelle aziende è il sindacato che lo negozia. Dove non c'è il sindacato esiste comunque una regola che viene applicata, e questa regola viene decisa nel contratto nazionale, che lega il salario alla produttività. Per esempio, noi stabiliamo che il salario aumenta con l'incremento del reddito lordo operativo per dipendente, che è un indicatore della produttività. Tanto è una grandezza che le imprese devono dichiarare in sede di dichiarazione fiscale, per esempio per l'IRAP, quindi è una grandezza che esiste già, un indicatore, i lavoratori avrebbero anche l'incentivo di stare attenti che i datori di lavoro non facciano dei trucchetti a sottodichiarare, perché sarebbe il loro interesse il fatto che venga dichiarato esattamente il reddito operativo lordo così come c'è all'interno dell'azienda. Ecco, questo è un modo per cui si lega il salario alla produttività anche nelle aziende in cui il sindacato non esiste. Invece tutta questa cosa qui, di fatto quello che questo accordo
l'accordo porta, fa due operazioni. Primo, cambia la frequenza dei contratti, cioè li allunga un po'. Prima avevamo la parte normativa che durava 4 anni, la parte retributiva 2 anni, adesso si fa 3 anni per tutti e due. Quindi si pensa che allungando un po' di più i contratti sulla parte retributiva ci siano meno lavoratori che rimangano scoperti. Insomma, mi sembra un modo per non affrontare alle radici il problema. Il problema in Italia è che spesso i salari dovrebbero aggiustarsi di più, dovrebbero cambiare più spesso. Se l'azienda ha un boom, va molto bene, i salari dovrebbero poter crescere rapidamente per beneficiare di questo. Se entriamo in una recessione, perché non ci sono solo tempi buoni, lì i salari dovrebbero adattarsi, perché talvolta ridurre i salari può essere un modo per salvaguardare dei posti di lavoro. Le aziende italiane cambiano troppo poco i salari, quindi allungare la frequenza delle revisioni dei salari non è la strada giusta. Può essere la strada giusta se si prende atto che questo sistema non funziona e che quindi bisogna per forza di cose allungarne la... sembra un modo per, insomma, non affrontare il problema alla radice e dire troviamo un tampone, per così avremo più gente in cui il contratto non è scaduto, semplicemente perché lo facciamo durare a parole più a lungo. Non è, mi sembra, la soluzione del problema. Seconda cosa, c'è questo cambiamento dell'indicizzazione, del sistema di indicizzazione. Voi sapete che adesso c'era il, non so, qui sono cose un po' tecniche forse, non so quanto devo entrare dentro perché sono cose anche noiosissime. Il tasso di inflazione programmata è una creatura dell'accordo del 92-93, per cui insomma le parti si accordano, c'è un tasso di inflazione programmata. E quindi gli incrementi e gli aggiustamenti per l'inflazione seguono questo. Se poi si riscontra che l'inflazione è più alta, l'inflazione importata, no? Al netto dell'inflazione importata, quella per cause esterne al nostro paese, i lavoratori verranno poi compensati di questa differenza. Bene, il tasso di inflazione programmata è una cosa del tutto arbitraria che non impegna nessuno, perché quando è stato creato il tasso di inflazione programmata c'era ancora la lira, c'era ancora la Banca d'Italia. La Banca d'Italia fa politica monetaria, quindi sa l'obiettivo, può impegnarsi su un tasso di inflazione. Oggi siamo nell'euro, la politica monetaria si fa a Francoforte, non c'è nessuno in Italia che può dire l'inflazione l'anno prossimo sarà tot, perché non ha la possibilità di garantire quello, quindi è un concetto superato dagli eventi. Quindi è giusto superare il tasso di inflazione programmata, ma a questo punto la cosa che mi andava a prendere era prendere il riferimento della BCE, perché la BCE è quella che fa la politica monetaria. Invece si introduce un altro concetto, che è il tasso di inflazione previsionale. Creatura difficilmente comprensibile. Voi prima mi diceva, introducendo, dicevo, sei un bravo economista. Io dico, ma non so se mi conviene tanto essere presentato come un economista. Gli economisti in questo periodo non hanno una grande, insomma, sono stati aspramente criticati. Detto, perché non avete previsto quello che stava succedendo? Ed è un'accusa che ha un suo fondamento. Non sono proprio le cose di cui mi occupo io personalmente, ma certamente poi magari parliamo anche di questo. Comunque, tornando a questo. Proprio in questo clima, dire che c'è qualcuno che prevede quanto sarà l'inflazione l'anno prossimo. E questo qualcuno chi è esattamente? Come lo definiamo? Quindi c'è un soggetto terzo. Pensate a questa creatura, questa persona che sarà soggetta a delle pressioni pazzesche. Cioè, questo è uno che si deve chiudere in un bunker, star fuori da tutto, non leggere i giornali, non sentire. Tra l'altro ci sono anche delle cose perverse, perché questa persona comunque guarderà delle grandezze, insomma, e vedrà quello che sta succedendo all'inflazione. Supponete che ci sia in un periodo in cui l'inflazione sta aumentando. A quel punto il sindacato dirà, a me non conviene sottoscrivere il contratto adesso, l'inflazione sta aumentando, se io aspetto un mese o due mesi porta a casa dei risultati più forti, quindi mi conviene aspettare a firmare il contratto. Cosa analoga succede se invece i prezzi, siamo in una fase in cui c'è una decelerazione dell'inflazione, a quel punto possono essere i datori di lavoro che dicono aspettiamo a firmare, perché se aspettiamo io lo faccio sulla base di un'inflazione previsionale più bassa e quindi devo aumentare di meno i salari. Quindi è davvero qualcosa di inquietante questa idea dell'inflazione previsionale. Di più c'è un passo dell'accordo che penso ai più sia passato inosservato, che però è indicativo. Dice: il nuovo indice provvisionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese. Cioè, l'indicizzazione in principio si dovrebbe applicare al salario, all'intero salario. Questo ci sta dicendo tra le righe che sarà un valore retributivo individuato, quindi è una componente del salario, cioè non è tutto il salario. Una parte viene indicizzata, un'altra parte non viene indicizzata. E perché?
probabilmente perché appunto si vuole indicizzare solo una parte del salario e si vogliono fare altre cose, quindi deve essere un'indicizzazione parziale, un modo in qualche modo per avere un'indicizzazione parziale del salario, solo di una parte del salario. Poi un'ultima cosa che c'è in questa intesa che io trovo pericolosa è il fatto che si istituzionalizza il fatto che ci debba essere sempre un intervento dello Stato per incentivare la cosiddetta contrattazione di secondo livello. Ci deve essere, deve essere reso strutturale gli incentivi fiscali. Ma questo è, voglio dire, è questo il modo di procedere. Io penso che in Italia, adesso dico una cosa che magari tra i sindacalisti che sono qui presenti non sarà tanto gradita, ma il problema nostro vero in Italia è di spostare le risorse verso quelli che sono fuori dal mercato del lavoro. Questo è il grosso dell'operazione, quelli che stanno entrando nel mercato del lavoro, quelli che sono stati espulsi dal mercato del lavoro, e sono queste davvero le operazioni più importanti che noi oggi dobbiamo fare. Perché dobbiamo introdurre questa cosa qui? Che noi adesso dobbiamo creare tra l'altro delle riduzioni fiscali che saranno difficilissime da gestire dal punto di vista amministrativo, perché voi potete pensare cosa vuol dire che ogni volta che c'è un incremento salariale legato alla produttività io quello lo tratto fiscalmente in modo diverso dagli altri incrementi salariali, a parte che chiaramente sarà una collusione fortissima a mascherare degli incrementi salariali sempre come degli incrementi legati alla produttività quando magari derivano da cose completamente diverse. Ma in secondo luogo gestire la fiscalità dell'impresa sarà veramente un incubo, perché diventa complicatissima come cosa. Ecco, quindi si rende ulteriormente complicato un sistema fiscale che tra l'altro viene gestito in modo molto arbitrario. E chiudo con una considerazione che non c'entra col libro, ma davvero perché penso che questa considerazione andrebbe fatta sugli ultimi mesi di politica fiscale. C'è questa idea che si possano creare continuamente delle nuove tasse ad hoc per degli interventi specifici, che si possa cambiare il sistema fiscale in modo così come se niente fosse. Sono delle cose molto delicate, insomma, e che creano delle distorsioni pazzesche. Quindi io davvero ci starei molto attento quando si usano queste agevolazioni fiscali, tenderei invece quando vanno usate, perché vanno usate ad avere delle operazioni che sono molto trasparenti. Ma io devo parlare poco, avevo parlato un sacco di tempo, quindi mi fermo perché se no non c'è tempo per voi di pormi delle domande. Non so se c'è già qualcuno che si vuole buttare in qualche considerazione o qualche domanda breve. Io volevo chiedere un paio di chiarimenti tecnici, diamo un paio di curiosità e fare. Credo che ci debba essere un microfono perché stanno registrando, giusto? Un paio di domande che mi incuriosivano sulla proposta, sul progetto, poi una considerazione sulla quale volevo sentire il suo parere. La considerazione tecnica era se il contratto unico, così come da voi concepito e come a me sembra essere un buon modo di contemperare le esigenze opposte di datore di lavoro e lavoratori che lei ha descritto, dicevo che mi piace molto di più nella vostra formulazione che non in quella di Chino, perché secondo me, se non ho capito male, Chino vorrebbe prevedere la disapplicazione dell'articolo 18 anche dopo 3 anni, mentre voi la vorreste mantenere, che mi sembra più coerente insomma con il nostro sistema di diritto del lavoro. Però mi chiedevo questo, il progetto quindi comporta l'abolizione dell'istituto del patto di prova, in quanto comunque viene già previsto e quindi verrebbe anche un lavoratore in prova, verrebbe comunque a godere di questa somma che viene data. Come ci si regola nei confronti per esempio del contratto a progetto? Mi sembra di capire dall'ultimo punto che il disincentivo sarebbe quello di prevedere l'aliquota previdenziale unica e quindi si agirebbe sul sistema del disincentivo e non su quello dell'abolizione del tipo contrattuale, e così come mi sembra di aver capito che il lavoro, non ho capito bene se il contratto di lavoro interinale verrebbe abolito, verrebbe mantenuto, mentre mi sembra di aver capito che il contratto a tempo determinato verrebbe mantenuto, insomma, sperando che con degli appositi magari disincentivi anche lì venga applicato poi solo nei casi in cui veramente la prospettiva di lavoro è stagionale o temporanea. Queste erano le domande tecniche. La questione invece è che
mi suggeriva anche la recente lettura del libro di Rampini, 100.000 punture di spilli, era legata a un problema che poi si riverbera subito sui salari, cioè sulla produttività, perché se l'Italia, così come mi sembra di aver letto anche nelle prime pagine del libro, è calata paurosamente in senso relativo rispetto agli altri paesi, per parlare di un salario unico e quindi comunque di un salario che possa permettere a tutti, giustamente per carità, di garantire certi tenori di vita, è d'altra parte forse prioritario in questo caso che ci sia una riforma del sistema volta a migliorare la produttività, perché noi stiamo calando paurosamente nei confronti degli altri paesi. E quindi mi chiedevo se da un lato le riforme contrattuali a costo zero sono sicuramente auspicabili, se in questa attuale fase, se prima non risolviamo il problema della produttività, il prevedere un salario minimo unico paradossalmente non possa essere uno svantaggio, perché alla fine facciamo il passo più lungo della gamba e paradossalmente andiamo a crearci dei problemi invece che risolverli. Grazie. Facciamo qualche domanda. Io mi chiedevo perché lei lega così tanto il discorso della produttività col discorso del lavoro precario. E mi spiego. Io ritengo che il mercato del lavoro italiano di per sé disincentivi la formazione e l'aumento della produttività di tutti i lavoratori e non solo di quelli precari. Credo che anche la riforma dell'università, tutta una serie di mosse politiche degli ultimi 10-15 anni vadano in questa direzione. Tra l'altro se c'è qualche laureato, ma sa benissimo che è più facile trovare lavoro da diplomati che da laureati e che anche la base contrattuale è sostanzialmente la stessa, cioè non è che uno da laureato entra nel mercato del lavoro con un salario maggiore, dato che uno da laureato ha rinunciato almeno a 4 anni di stipendio per conseguire la laurea, è chiaro che le spinte a laurearsi ci sono solo per chi sa di non trovare lavoro e quindi il sud eccetera eccetera. Inoltre io ho lavorato in Germania e sono entrata come interinale. Io sono entrata come interinale, ma immediatamente, appena è stato possibile, il mio datore di lavoro mi ha assunto, perché ha fatto formazione su di me, non appena si è reso conto che io ero un lavoratore che gli andavo bene. Aggiungo che ero l'unica straniera e sono stata pagata di più dei miei colleghi, cosa che ho scoperto andandoci sotto, perché io ero convinta che mi stessero fregando, ovviamente. Ci sono andata sotto e ho visto che non era così. Allora, non è il di per sé la forma di lavoro precario quella che blocca la produttività o blocca la formazione, è una forma mentis propria di un paese che non sta investendo nell'eccellenza, ma sta investendo nel creare un mercato del lavoro da terzo mondo, in cui dividiamo una scrivania in 6 perché tanto produrre non è importante, l'importante è che costiamo poco, perché così si va avanti. E non credo, cioè le sue idee mi sembrano molto positive, ma onestamente non penso che il sistema si cambi con un cambiamento contrattuale. Quindi, se non ho capito male, questo accordo vale sia per l'area privata che per il settore pubblico, così a caldo, una prima impressione, ridurre da 4 a 3 la revisione normativa nel settore pubblico determinerà secondo me una confusione indescrivibile. Secondo me forse andava allungata, perché già nel settore pubblico la parte normativa è di una complessità, tenendo conto dell'area così delle aree così diversificate, incredibili. Spesso vengono applicate o si tenta di applicarle quasi a scadenza della durata contrattuale, perché ci sono spinte, controspinte corporative di applicazione. Ridurre la parte normativa come tempo significa andarla a rinnovare senza avere una prima
analisi di quanto si è determinato col precedente quadro normativo. Cioè bisogna, secondo me, prima di rinnovare i contratti, avere qualche indicazione che ci dica cosa si è determinato con quella norma, con quell'articolo, con quel passaggio, perché diversamente si agisce alla cieca solo sulla base delle spinte che vengono da diverse corporazioni. Io direi che conviene rispondere a questo tema importante, che è molto diverso. Ma partiamo dalla... Molto belle domande che non fatti. Quindi il contratto unico, non ci sarebbe periodo di prova, per cui in questa fase di inserimento è una fase che già permette la prova di testare le qualità del collaboratore. Quindi è soltanto questa fase, poi dopo i 3 anni scattano tutte le... Ma senza che ci sia alcun cambiamento del contratto. Il contratto è a tempo indeterminato fin da subito, il lavoratore non vive con l'incubo che oggi ha di vedere questo contratto a tempo determinato, determinata cosa che avviene peraltro in pochi casi. Sono quei casi di questa genere, appena detto un esempio, ma esiste spesso invece delle situazioni di contratto, non viene poi convertito in contratto. È vero che la differenza tra la nostra proposta e quella di Pietro e di Nocchio, anche di Pietro, quanto a Pietro, che è l'idea della qualità, come si chiama la nostra proposta, invece prevede appunto di avvenire in qualche modo l'articolo di posto, pensiamo che sia necessario, pensando che anche tutto non sia necessario, la questione fondamentale è che sono interessi. Gli altri contratti, mi trovo più gli altri contratti, noi non siamo per proibire, noi vorremmo tanto che gli altri contratti, come dire, si scegliessero, si manissero del fatto che portati, il loro successo dal punto di vista, la numerosità, deriva dal fatto che non si sono affrontati per un fondo, l'idea di avere questa fase di inserimento dà la possibilità ai datori di lavoro che genuinamente vogliono assumere quei lavoratori per inserire in azienda di usare questa strada che è sicuramente migliore. E chiaramente dovremo incoraggiare il pubblico degli altri figure contrattuali e come strumenti per risparmiare su questo lavoro, quindi il contratto a progetto, come avevo ricordato, dovrebbe prevedere delle liste previdenziali uguali per il lavoro, ma dovrebbe prevedere anche dei contributi per la situazione, perché qui tanto questi lavori sarebbero coperti da risultati. Quindi quella convenienza verrebbe automaticamente a cadere, e per il contratto a tempo determinato, come ricordavo prima, con un limite di durata, poi i contributi per la disoccupazione più alti che per gli altri lavori. Quindi noi pensiamo che aziende in questo modo dovrebbe arrivare ad una situazione in cui davvero la stragrande maggioranza delle assunzioni avviene con un contratto a tempo determinato e non si riduce il numero di assunzioni. Attenzione, il problema è spesso che si è di fronte quando si discute di queste cose, perché si dice bisogna abolire tutti i contratti precari che sono stati, ma si dimentica che se si fa un'operazione così di questo tipo si userebbero anche molti posti. Quello che è successo al nostro mercato del lavoro negli ultimi 10 anni è sicuramente creato un mercato del lavoro. Sicuramente questo è un fatto positivo, che però questo altro lato, non è positivo, perché questa situazione patologica, l'instabilità che si riproduce la vita, e soprattutto l'aspetto più grave di questa condizione, è un aspetto che noi non abbiamo ancora visto, non abbiamo ancora vissuto, perché è vero che le generazioni di lavoratori che sono state con tutti i contatti cominciano a ripetere. Ma il problema serio è che sono lavoratori che hanno versato contributi previdenziali più bassi degli altri lavoratori, in un regime previdenziale che è cambiato, che è diventato di tipo contributivo, che quindi darà una persona che le dà il contributo. Quindi effettivamente il problema è
sensibilità, di sapere di pensioni che saranno di sotto dei minimi sociali e quindi lì il problema di essere. La questione della produttività e del salario minimo. Certamente la produttività è un fattore centrale, d'altro questo di cui avete d'accordo, io sono d'accordo con voi. Perché un paese cresca, nel lungo periodo deve crescere la produttività. La produttività è il modo di crescere in modo sostenibile, perché non vuol dire che non dobbiamo necessariamente diventare di più o lavorare di più in termini di quantità, ma dobbiamo riuscire a lavorare meglio nel senso di essere più produttivi. Questo è quello che ci permette di crescere. Tra l'altro la crescita è qualcosa che avviene proprio per il fatto che è continua, se noi continuiamo ad andare avanti a crescere, noi non dobbiamo avere un balzo, un anno, non so, 500.000 persone di più che lavorano, poi ci fa fare un balzo nel nostro reddito, un anno aumenta il reddito del prodotto interno lordo italiano e poi ci fermiamo lì. No, per crescere bisogna continuare a crescere nel corso del tempo, perché questa avvenga ci deve essere sempre questa spinta a migliorare e incrementare la produttività. Allora, certamente qui c'è un problema culturale, sono d'accordissimo, fondamentale. In Italia è chiaramente una società che è ancora molto basata su concetti, su approcci che sono l'opposto della meritocrazia, della ricerca della misurazione. Ecco, la misurazione, il concetto che si debba misurare, valutare l'operato delle persone, di quello che viene, è qualcosa che immediatamente fa saltare fuori la ribellione di molti, no? Tutti dicono, adesso fai la meritocrazia, è diventato un termine, tutti sono al contrario, lo so perché i docenti universitari sono tutti, non sono così, dicono, noi ogni qualvolta dice meritocrazia, meritocrazia, vabbè, allora, come facciamo a misurare? Chiaro che tutte le misure hanno dei difetti, però per esempio abbiamo fatto un elenco di indici possibili, non so, il numero di pubblicazioni, il numero di citazioni, il numero di tante cose diverse, ogni giorno, no, questo non va bene, ma allora quale dobbiamo misurare? Ah, ci penso io a decidere, chi deve essere valutato decide lui come valutare, praticamente si dà il voto da solo, ma questo non va bene. Chiaramente questa cultura, per cambiarla, ci vorrà del tempo, qualcosina sta passando ma molto lentamente. D'accordo che quel problema è fondamentale, però qualcosina si può cominciare a fare con le riforme della contrattazione, perché il sistema di contrattazione premia la produttività, ci sono gli intenti, la morale, l'etica sono cose importanti, ma la remunerazione è quello che spesso spinge la gente a certi comportamenti, quindi effettivamente le imprese che vanno meglio pagano dei salari più alti, c'è più gente che vuole andare a lavorare in quelle imprese. Se i lavoratori che fanno meglio vengono premiati per questo loro sforzo, ci sarà più incentivo a fare queste cose. Quindi quella riforma è una riforma che può avere degli impatti positivi, anche se non basta, perché c'è l'istruzione, la scuola da riformare, queste cose qui, la ricerca da fare e così via. Sono tantissime altre cose che vanno fatte. Sono d'accordo. Quella non è già una riforma. Non chiamiamo una riforma. Però noi qui parliamo del mercato del lavoro e è un altro atteggiamento che c'è un po' in Italia, non dico che è ovvio, assolutamente, ma quando si parla di riformare la contrattazione, questa roba dice, ah ma tanto ci sono tante altre cose, il problema non è solo lì. È vero, perché non è solo lì, ma non sarà mai solo lì. Cominciamo a fare qualcosina e poi da lì si partirà. Sul salario minimo, ecco, però non sono d'accordo sul fatto che il salario minimo non va bene fin quando la produttività è bassa. Il salario minimo è un discorso diverso, è un livello minimo, è un livello basso. È una cosa che esiste in altri paesi, da noi non esiste. Serve a fronteggiare un fenomeno che si è creato in Italia e si è sviluppato molto negli ultimi anni, cioè quello dei lavoratori poveri, cioè dei working poor. In passato la povertà era solo tra chi non aveva un lavoro, adesso la povertà c'è anche tra chi lavora. E la ragione è che ci sono alcune fasce di lavoro in cui c'è un eccessivo potere del mercato da parte del datore di lavoro. Sono dei lavoratori che non hanno alcuna posizione sul mercato, non c'è nessun tipo di potere contrattuale. Sono lavoratori qualificati, sono lavoratori immigrati, sono lavoratori che arrivano e questi vengono pagati davvero molto poco. Vediamo che c'è il 15% di lavoratori precari che guadagnano meno di 5 euro all'ora. Allora in questi casi, aspetta, sì,
Sì. Scusate. In questi casi, creare un salario minimo, tra l'altro, la teoria economica è uno di quei casi in cui dice che aumentare i salari fa aumentare anche l'occupazione. Quindi, intervenendo su queste fasce, si può anche aumentare l'occupazione, perché si spinge i datori di lavoro ad assumere più lavoratori in questi casi. Quindi, serve per affrontare queste situazioni particolari. È chiaro che va studiato bene, bisogna stare attenti ai livelli, bisogna tenere conto delle differenze nel costo della vita, per cui lo stesso salario minimo orario non può essere pagato a Milano e a Caltanissetta quando ci sono differenze nel costo della vita del 30-40%, ma però bisogna comunque chiaramente andare in quella direzione. Infine l'accordo di ieri. Sì, sono d'accordo, in effetti questa riduzione della durata della parte normativa può porre in alcuni casi anche dei problemi non piccoli. Io ritengo davvero che in Italia la cosa che bisognerebbe, la direzione di marcia verso cui andare, che poi la direzione mica solo che l'Italia ha preso ma che altri paesi hanno preso, è quella che bisognerebbe aumentare la frequenza della contrattazione, facendo sì che anche una buona parte, tra l'altro, delle cose normative, che l'organizzazione del lavoro, che tutte queste cose venissero decise a livello di azienda, perché le nostre imprese stanno diventando anche sempre più eterogenee, cioè noi vediamo i dati, proprio fanno vedere che sono realtà sempre più diverse, ed è anche per questo che è così difficile chiudere i contratti, perché si moltiplicano i contratti nazionali, sono diventati, qualcuno ha provato a recensirli, ma credo che siano circa 500, ma nonostante questo sono comunque sempre, contemplano delle realtà tra di loro molto diverse. Pensare, il metalmeccanico ha dentro le imprese di software, ecco, cosa c'entra l'impresa di software con un'altra impresa metalmeccanica? È molto difficile trovare delle. Quindi ecco, l'idea di spostare il baricentro della contrattazione il più possibile a livello di azienda o di prevedere delle regole che sono applicate nelle diverse aziende è un modo anche per permettere che si contratti più spesso, che probabilmente servirebbe molto. Una notazione, quando parlava di misurazione, intanto buonasera, sono Andrea Poluzzi, scusi se non mi sono presentato, parlava di misurazione del merito e il sindacalista stava diventando un po' blu, stava diventando, perché forse proprio i sindacati hanno sempre opposto a misurare le qualità dei lavoratori e del lavoro, quindi lo vedevo un po' in imbarazzo, lo vedevo. E detto questa è una battuta, mi scusi. Detto questo, stavo pensando se le sue proposte, peraltro sicuramente molto molto interessanti, però forse rientrano ancora in un quadro normativo abbastanza rigido e forse contrastano un po' quello che sta proponendo negli ultimi anni, per esempio il suo collega Francesco Giavazzi, quando parla di flex security, che oggi parlare di flex security in questo momento di crisi è assolutamente inopportuno, però una estrema flessibilità contrattuale abbinata a protezioni sociali molto forti, quindi il fatto anche che la flessibilità si paghi, cioè io se assumo una persona per un anno lo pago il doppio rispetto a colui quale viene assunto a tempo indeterminato, quindi certo che oggi non è il momento, quindi forse non è meglio andare verso questo sistema, ovviamente improponibile per l'Italia, e quindi, però tipico dei paesi del nord, Olanda, Danimarca, in cui anche la litigiosità è quasi zero, quasi invisibile a livello di sindacati e di datori di lavoro. L'ultima considerazione è la barzelletta famosa, no? Quella che dice che gli economisti dicono cose giuste ma che non servono a niente. Non è il suo caso, non è il caso suo, dei suoi colleghi della Voce.info, non è il caso di Giavazzi. La domanda viene sorge spontanea, ma perché nessuno vi ascolta? Cioè voglio dire, non vi ascoltano a destra e Giavazzi ha detto, beh, sicuramente perché c'è un gruppo di persone incompetenti, a parte forse Tremonti, che è un suo collega anche,
Esatto, tutti gli altri, forse Brunetta, ha parlato di Brunetta con l'economista, gli altri, ma non vi ascoltano neanche a sinistra, perché voglio dire, non è che a sinistra, cioè, Prodi ha introdotto la riforma delle pensioni, si è mangiato 4 miliardi di euro, voglio dire, ci sono dei problemi seri. Quindi queste risorse potevano essere impiegate meglio, non lo so. Bersani si propone come premio Nobel d'economia, in realtà